Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo al campo, che in teoria doveva essere un campo sintetico. Noi abbiamo chiesto, regà, ma quel campo là è sintetico? Ci hanno detto sì, è sintetico e si può entrare. Questo è il meraviglioso campo sintetico in cui siamo finiti. Però vabbè, non ci perdiamo d'animo e quindi registreremo comunque questo video. Noi siamo tutti cugini. Lui è Michelone, lei è Ludovica e lei è Ginevra. Ed oggi la sfida è la seguente: metteremo in porta le nostre cugine più piccole e vedremo quanti gol riusciremo a fare io e Michelone alle nostre due cugine, che hanno entrambe quanti anni avete? 10. Dillo più forte. 10. Abbiamo messo i guanti da portiere, quindi adesso le mandiamo in porta. Andate in porta. Tiriamo certe scanne, porco due, tiriamo certe scanne, raga. Le incastriamo una cosa. Fanno. La sfida è composta così: abbiamo due palloni, non di più perché non c'è budget. E quindi faremo 10 serie da due tiri. Quindi in totale saranno 20 tiri. E vedremo su 20 tiri quanti gol riusciremo a fare a loro due. Tra l'altro una se n'è già andata. Iniziamo con la prima serie di tiri. Siete pronte? Sì, vai! Pronte? Piano. Primo tiro parato. Vado? A te, secondo tiro. Vai. Non tira, non tira. Quindi per adesso la sfida è sull'1-1, andiamo al secondo round. Che ce l'ha fatto? Assurdo! Tanto mi ho sempre separato sta ginevra. La finta di scarpa, la seconda finta di scarpa. È gol. Andiamo col terzo round, quindi col quinto tiro. Questo regalo di una saracca, molto giù. Ora gli faccio il fischiaglio. Pronte? Per fare sta cosa mi sta piano insolazione. 3-2, vediamo se Michele pareggerà il risultato. Per il pareggio. Pareggio! E questa è la quarta serie, siamo quasi a metà. Pronte? Sì! 4-3, vantaggio. 4-3, vediamo se andremo 4-4 o 5-3. Che gol! Io volevo dire fuori. Questo non è assolutamente giusto, perché loro se ne approfittano, tirano solo a Ginevra. E io, primo, non prendo una palla perché tirano solo a Ginevra. Secondo, loro fanno i gol perché tirano a Ginevra. Ma questo non è giusto. Beh, Ginevra, tu che c'è da dire? Sono la vittima. No. L'importante è divertirsi. E però questa non è giustizia perché loro tirano solo a Ginevra. Vabbè, chi è che sta a perdere? Chi è che sta a perdere? Mo tiro a quella a destra così vediamo se è davvero forte come dice. Voi che state guardando, ti fate per me. Fate per l'Italia e non ti fate per la Juventus. 5-3, giusto? Sì. 5-3. Però fino a ora non abbiamo mai tirato fuori, Michele, siamo fortissimi. Lo so. Ah! 5-4. 5-5. La pareggiano. Porco. Vantaggio per loro. Ma mica non sbagliare, perché potrebbe essere un problema. Se troppo malissimo io. Se sbagli 7-5. E vai! Questa cosa mi ha fatto davvero molto. Mi ha fatto molto ridere questa cosa. Perché loro hanno detto: oh, siamo fortissimi! Non abbiamo mai tirato fuori. Poi 2 minuti dopo Tommaso ha tirato fuori e ha tirato 1-0 per la NASA. Poi Michele di nuovo pure lui fuori e poi di nuovo Tommaso con la traversa. Ma chiacchieri tanto, ma hai preso 6 gol, hai preso. Questa è la settima serie. Che ci ha battata. 8-6.
aspetta che mo devo segnare, mo devo tirare al dito lungo. Pronte? Gol! 8-7. Ginevra è sconsolata, non ne può più. Maradona! Si fa dura, ragazzi. 9-7, pronte? Questo tiro è fondamentale. Cioè sei carico? Attenzione! Te prego! No, si ripete. 10-8. Ginevra sta a morire di caldo. Vinto, abbiamo vinto. No, ancora no. Abbiamo soltanto una possibilità di vittoria ed è quella di non sbagliare nemmeno un tiro. Allora, la cosa brutta è che non ci abbiamo l'acqua sta morendo. Chi è che doveva portare l'acqua? Io. Una sconfitta amarissima. Amarissima perché arriva su un tiro che io ho visto dentro. Ti dico la verità. Io guarda, non ce la faccio. Vabbè, sei veramente scappato. Questo ragazzi, speriamo che le riprese si siano viste perché si è surriscaldato l'iPhone. Per questo primo video al campetto hanno vinto le cugine piccole. Vabbè, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace perché tanto questo video farà tipo 6 like. Vabbè, ma noi non ci abbiamo provato a fare un po' di like. Infatti noi ci abbiamo provato. Iscrivetevi al canale. Soprattutto con questo. Iscrivetevi al canale. Fateci sapere nei commenti se volete altri video tutti insieme. E già la ciao tutti. Ciao. Ragazzi, io sono Michelone e quest'oggi faremo una crossbar challenge con Giannove e consisterà nel fare 3 tiri a testa. E stai zitto, vai, famo 3 tiri a testa. Tiri a testa, dai. Inizia Michele perché è scarsissimo. L'ha presa! Prima traversa l'ho presa io nell'ultimo tiro. Ora vediamo Giannove che combina. Come hai fatto? Dai, dai su! Giannove, però, se uno tiro sbaglia! È clamoroso! Io sono abituato a rinviare! Sei clamoroso! Sempre una zero per me. Giannove parla, ma fa poco. Ecco il secondo tiro, ragazzi! Questo è uno scandalo, l'avevo quasi preso. Ah, raga, ma perché per andare a traversa c'è sì. un rito da fare, cioè quello di baciarsi il piede. Te sta zitto, tiri. Ma mi sono baciato il piede, però devo ricordare. T'ho detto, basta baciarsi il piede. Adesso è l'ultimo tiro. Che dite, vincerò o pareggeremo? L'ho presa! Arbitri! Si è sentito! Michelone l'ha presa! Ragazzi, ditemi nei commenti se era traverso o meno.